Buonasera gente, ve la posso dire la verità, mi ero addormentato ragazzi, avevo preso il pisolino post cena, mi sono messo nel letto, ho detto, oh, mi devo svegliare, lavatina di faccia veloce e siamo qua. C'è stato un po' di assenza, non ho avuto voglia di fare dirette, non mi sono sentito in vena e se io non sono in vena ragazzi è come se io vi trasmettessi qualcosa di non positivo e non è il caso di fare una diretta. Stasera voglio provare un prodottino che non ho mai provato. Vediamo come si comportano. Vi spiegherò come li utilizzo io, perché nella mia esperienza ho scoperto che questi prodottini hanno bisogno di un particolare trattamento e ora vi spiego perché. Accendiamo le luci, facciamo le cose serie. Barbetta interessante, si deve fare, ragazzi. Ciao Joe. È stato un piacere parlarti oggi al telefono. Ciao Bruno, ho visto che le consegne sono arrivate a tutti del Libertaria, sono contento. Quindi vuol dire anche con un pochettino di ritardo sono riuscito a consegnare tutti. Ciao Daviduccio, sicuramente c'è Erika. Ciao Erika, ciao Gabriele. E allora ragazzi, accendiamo l'uscio. Tempo che piglio il ritmo e carburo, perché sono un pochettino rinco. Allora ragazzuoli, prodottino che andiamo a provare questa sera. È uno Stirling, prodottino che so per certo che ha i cristalli di ghiaccio, quindi molto ma molto ghiacciato. Per esperienza personale di questa casa qua, sono molto grassi, sono molto burrosi, quindi vanno lavorati, quello che vi volevo dire prima, con tantissima acqua calda, in modo da sciogliere veramente tutti i burri che ci sono, o gli oli, o i grassi che ci sono perché è un tallovato. Ragazzi, è sugna, quindi se non lo lavorate veramente con dei prodotti o perlomeno con un pennello caldo, 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 non lo valorizzate al top. Pennello che vado a usare questa sera è il 31 mm della Zenith che ho messo al mollo con l'acqua super bollente, tasso cavallo. Allora, piglio la ciotola del buon Rocco Condì che è qua, senza nulla di dentro, c'era l'acqua calda col pennello. Nella ciotola gli ho messo mezzo centimetro di acqua super bollente. Il sapone, se lo vedete, ora ve lo faccio vedere, è diventato lucido e diciamo uno strato di 3-4 mm, si è ammorbidito. Il pennello completamente strizzato, ma lo sento al centro, ragazzi, che è caldissimo. Vado a prelevare il sapone. Guardate come si stacca. Io lo chiamo in maniera volgare, che ormai mi sono inventato dei termini, ragazzi, che non c'entra nulla, però funzionano. Essendo che ho fatto l'effetto zebra, io cosa faccio? Vado nella ciotola, dove c'è l'acqua che abbiamo messo di peggio, ci bagno le punte. Ragazzi, bagnare punte, perché come vi dico sempre, a mettere acqua ci siamo, a levare no, e sbagliamo la caricata di pennello. Metto l'acqua. Ne continuo a fare ancora acqua. Ne ragazzi, da qua si sente i cristalli di ghiaccio e praticamente sento pure un limone. Infatti, se non sbaglio, è un margarita, classico cocktail, a quanto io ricordo per quel poco che bevo, ragazzuoli. Allora, sto lavorando di punte e se voi vedete si è sciolto e ha fatto la cremina densa. Mi raccomando, lavoratelo sempre di punta, mai a schiacciare, ma sempre di punta, in modo di far creare la cremina nella ciotola e non fargli incamerare aria, perché l'aria in faccia a noi non ci serve lo schiumone a panna montata. La panna montata gliela facciamo fare ai pasticceri, a noi interessa la protezione. L'ho caricata abbastanza, calcolate che ho pure esagerato, che questo essendo un 31 ciuffo, già abbiamo caricato in maniera bestiale. Mi bagno la faccia, come vi dico sempre, me la bagno con l'acqua di vegetazione che è mezza saponata ed è pure calda. Ciao Bea, ciao Antonio,
Ciao Adornetto! Oh, ma sei scomparso, ma dove sei? Ringrazio Adornetto pubblicamente che mi ha mandato dell'ottimo vino per farmi fare la buona Pasqua, visto che dalle mie parti il vino, diciamo, super casareccio è un po' finito, o perlomeno non ce n'è. Quindi, a chi potevo chiamare, ragazzi, per un pochettino di vino di quello serio? Al buon Adornetto, gli ho detto, ma me lo mandi un po' di vino di quello fatto con i piedi, nel senso schiacciato con i piedi, come tradizione vuole. Antonio Vapers, ciao Antonio, benvenuto nel mio mondo. Io non vi nascondo, ciao Massimuccio, non vi nascondo che ieri, siccome come vi ho detto non avevo voglia di direttare, me ne sono andato in Mandria, che è un gruppo di svapo, che è un gruppo molto simile a mentalità come il nostro gruppo. Recensioni sincere, si dice quello che si pensa. Molto vicino a me e io, ragazzi, mi hanno fatto riscoprire quella voglia di fare qualche diretta nel mondo dello svapo che non facevo da tantissimo tempo, ragazzi. E onestamente, poter dire nel mio piccolo la mia esperienza da Vapers datato mi fa tantissimo piacere condividere magari qualche marca di liquido, magari famoso che gli altri non conoscono, ma non conoscono perché sono vecchi aromi di una volta, però che secondo me ancora dicono la loro. Allora, il pennello l'abbiamo caricato. Se voi incominciate subito a ruotare, schizzate ovunque. Allora, primo passaggio da fare dopo che ci siamo bagnati la faccia, il pennello l'abbiamo caricato. Andiamo a delinearci la barba. Dov'è che dobbiamo rade? E così nel frattempo scarichiamo il pennello. Queste sono, ragazzi, le procedure base per farsi una buona barba. Vi ricordo già di per sé, essendo un prodotto molto tallowato, molto grasso e strutto a tutti gli effetti, ragazzi, sono saponi che hanno bisogno di molta acqua. Quindi faccio scaricare il pennello in tutte le sue parti. Lo strizzo. E mi sciacquo le mani. Fra di voi vi state salutando, ragazzuoli. E allora, fatto le passate, abbiamo scaricato il pennello. Ragazzi, questo vale bene o male per tutti i tipi di sapone. È importantissima l'acqua calda perché vai veramente a sciogliere gli oli, i burri che valorizzano un prodotto. Mi sposto tutto il pizzetto da questa parte in modo che mi rimane la linea da questa parte. Me lo sposto da questa parte e me lo alzo di sotto. Ora cosa faccio? Visto che ho scaricato completamente il pennello, vado a fare movimenti circolari, far aprire il ciuffo e dobbiamo sfruttare sto pennello. Vediamo un pochettino come si comporta il ciuffo del pennello, che per quello che noi compriamo pennelli particolari, appunto perché vogliamo assaporare l'apertura del pennello, il suo backbone, il suo massaggio, il suo effetto scrub. E vado alla ruotazione, come vedete, anche se sono tecnico questa sera, mi sono svegliato con la nota tecnica, ragazzi. Vedrete che lui incomincia a prendere corpo. E l'abbiamo fatto sempre con quella pochissima acqua, ragazzi, e con la faccia umida. Quello che vi dico, ragazzi, è importante, a prescindere di qualsiasi rasoio voi usate, e l'insaponare, anche se magari non avete ancora, no, i rasoi, i DE, oppure non avete mano libera, non vi siete avvicinati al 100% al mondo della rasatura tradizionale, ragazzi, ma almeno adottate questo passaggio che è fondamentale, l'insaponata. E non vi nascondo, dalle vostre piattissime barbe, questo qua vi darà una sensazione di piacere. Oltretutto, come si dice dalle mie parti, la barba insaponata bene e mezza barba torta. L'avete visto che già si è fatto lo yogurt, però ancora non siamo pronti. Bagno le punte, ragazzi, le punte, perché vi dico sempre, ve lo ritorno a dire, a mettere acqua ci siamo, a levargliela no, e sbagliamo il montaggio. Ora parte veramente il montaggio del sapone. Essendo che un tallowato non monterà a schiuma mostruosa, ma monterà al classico yogurt che sanno fare i saponi americani.
Allora, la sensazione che sento, ci sento un limonato ghiacciato, praticamente già ho le guance completamente addormentate, una sensazione molto piacevole, con tutto che non è estate, però non vi nascondo che è molto molto piacevole. Il ghiaccio si sente forte però, ragazzi, eh? Sembra nel mondo dello svapo un liquido malesiano a tutti gli effetti, ragazzi, incredibile. E da come dice il produttore, sicuramente questo effetto ghiaccio è anche un, diciamo, un piccolo trucco anestetizzante per sentire meno la lama e avere una rasatura più performante. Allora, facciamo sempre il solito discorso pizzo, ce lo sistemiamo tutto alto, qua è asciutto, lo bagno. Ragazzi, che goduria. Questo vi fa capire che l'insaponata è la parte più bella della barba. Poi col rasoio tutti bravi. Poi là col rasoio entrano altre tecniche. Ma l'insaponata, ragazzi, non la sottovalutate mai. Perché è la cosa più importante. Ora vi faccio vedere una cosa. Dopo questa insaponata che sto facendo, che sto stendendo bene il sapone, vi faccio vedere la barba. Guardate i puntini della barba come sono, tutti usciti. Il pelo invece di essere moscio, ce l'abbiamo bello dritto, eh? Importantissimo, ragazzi. Ora cosa faccio io, essendo che questo è un sapone che so che di suo ha bisogno di molta acqua? Vado a bagnare le punte del rasoio e mi faccio le strisce lucide, in modo che così lo rendo ancora più umido possibile. Ovviamente questo qua non è un sapone che asciuga, però io lo rendo quanto più lucido possibile, in modo così di avere i passaggi quanto più scorrevoli e morbidi, perché se lo fate troppo a pastone, ok, è protettivo, però il rasoio non vi scorre, quindi importante. Allora, di qua il pizzetto è tutto mandato da questa parte, da qua pure e da qua pure. Ok. Andiamo, rasoietto che voglio usare questa sera, non lo so perché ragazzi, voglio usare un 5 ottavi piccolino, rasoietto molto agile, bevel, micro bevel, è quasi inesistente ragazzi, so per certo già l'ho usato un bel po' di volte, è dolcissimo, mi vado a fare tutto il collo. Allora, vado, non è canterino, però mi sto zitto perché un po' di rumorino, il suo sporco lavoro lo fa. Ciao Matteo, buonasera a tutti ragazzi. Avevo un pochettino di malinconia che non ho fatto dirette, però purtroppo quando io non ho voglia di fare le dirette, che non ho l'animo per stare con voi in diretta, ragazzi, è meglio non farne. Mi è piaciuto distrarmi in maniera... Taglia, taglia, Gianni, in maniera diversa. Mi sono intrippato con la casa di carta, ragazzi, ve lo giuro. Sono proprio intrippato a guardare serie dopo serie e a cercare di mettermi al passo. La scorrevolezza è incredibile del rasoio, ragazzi, vedete. Voi lo sapete, sulla mia pelle, anche se questi prodotti americani sono gran miscuglione, ragazzi, però minchia miscuglione non si può sentire. Però io ho un posto rasatura incredibile.
fino a qua ci siamo. La serie l'hai terminata oggi. Minchia, io ancora sono a mano. Però agli inizi ero indeciso. Prima serie, terza puntata, minchia, che si fa, continuo, non continuo. Invece ora mi sono intrippato, serio. Serio. Vado da questa parte. Ciao bro, ciao Rosario. Taglia, taglia ragazzi, è come se taglia. Praticamente non vi nascondo che c'ho la faccia. Ciao Salvo, c'ho la faccia completamente atrofizzata dal freddo. Andiamo a fare per filino qua. Sono liscio, porco cane. Andiamo da questa parte. Ricordatevi, ragazzi, che non esiste rasatura più dolce del mano libero. Non esiste, ragazzi. Non esiste una rasatura più dolce. Questa è l'unica rasatura che ti permette di farti la barba tutti i giorni. Non ci sono cazzi, ragazzi. Non ci sono cazzi. Poi gli diamo una sistemata alle basette. Sono atrofizzato, ragazzi, che bomba di ghiaccio. Questa in estate è una figata spettacolare. Ma voi, come sapete, ormai per me non esistono né sapone estivo né sapone invernale. La temperatura non è che è super calda da metterti il sapone ghiacciato. Eppure stasera mi andava di mettermi qualcosa di ghiacciato. Ora si possono spazzare le aiole, maledetto. Vado di perfilino qua.
Andiamo qua sotto, così ci facciamo tutti i perfili e praticamente non ci torniamo più. Sciacquo faccia e ci facciamo l'obbligo. Ma già ragazzi, sono liscio, la voglio fare per stare un pochettino, ma già diciamo che l'ho finita la barba, polverizzata, barba di 3 giorni. Ora, quando voi in un posto ci siete passati una volta sola, ma quale irritazione vi deve venire, ragazzi? Cioè, non è possibile, materialmente non è possibile. Acqua calda, ragazzi, teniamo un'altra passata, quindi acqua sempre calda. Fatelo uscire bella calda, i pori rimangono aperti e ci diamo la seconda passata. Ciao Natalino, ciao Domenico, ragazzi, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, vi leggo, è una cosa bellissima, il messaggio non è bloccato. Calda, questo sapone non si può capire, ragazzi. Cioè, ho praticamente i cubetti di ghiaccio in faccia. È la stessa cosa che voi sentite, quell'effetto ghiaccio nella gola quando ho svapato un liquido valesiano, visto che il gruppo si sta riempendo di tanti svapatori. Ragazzi, è una bomba. Sbaglio? No, no, Domenico, sei attentissimo, hai perfettamente ragione, perché sono stato un pochettino nel balcone. E non ti nascondo, detto dalle mie parti si dice lagnosia, invece in italiano si dice per coglioni rotti. Oggi non mi sono messo nessuna crema, io almeno me la metto 2 o 3 volte al giorno. Quindi hai l'occhio troppo fino, ragazzi, state diventando troppo professionisti, veramente. Troppo professionisti. Che botta, ragazzi, di ghiaccio assurda. Come stai, Giuseppe Caccamo? Tutto ok, Edoardo? Grande, un abbraccio a tutta la Spagna. Dai, Michele Giuliano. Facciamo un ulteriore montaggio. Un pochettino di acqua calda. Ve lo dico sempre nelle dirette, ragazzi, ormai io con voi vorrei stare anche zitto. Ormai sapete se un prodotto è buono, se monta bene, se non monta. Come non è? Ormai non mi posso nascondere più niente. Acqua. Ho creato dei mostri. Ottima scelta del sapone burroso tallowato. Sì, ragazzi, voi lo sapete, ormai questa è una questione personale. Quando capite quali sono i saponi che nella tua pelle rendono di più, io che soffro di pelle secca, io me ne devo andare su saponi super grassi, per avere quel posto di rasatura che a me piace. Vedete che secco di dentro? Gli vado a mettere l'acqua con le mani, proprio le classiche goccioline. Goccioline, ragazzi. Perché se lo innacquate sbagliate completamente l'insaponata. Gli stirling sono ottimi. Sono dei buon saponi. Calcolate che questi qua in America sono dei saponi commerciali. Noi li adoriamo perché tutto quello che è proibito, che in Italia arriva a stenti, lo desideriamo. Ovviamente non abbiamo gli after perché gli after non arrivano.
Ma quando ne so, fra poco arriveranno e non vi dico nient'altro. Però sono saponi che, per chi piacciono i saponi burrosi, sono tanta roba. Cosa strana ma vera, per gli americani gli Stirling sono prodotti commerciali, ragazzi. Immaginate che la tipo non se li caga nessuno. E noi invece ci fanno impazzire. Senti, la forza del frutto proibito. Allora, ora ci tiriamo un bell'obliquo. Come vi dico sempre, l'avete visto? Piglio il pennello, lo bagno di acqua calda e mi faccio le striature in modo di tenerlo bello umido e lucido per avere scorrevolezza. Quindi bagno pennello. Ok, rasoio che sta tagliando in maniera fantastica. La prima è andata. Più che mostri ne consumasti, grande fratello montagna. Dai, che a 40 anni passati, farti la barba come Dio comanda e scoprire un mondo particolare mi fa tantissimo piacere. Se domani non mi chiami, faccio un allevamento di pecore nel tuo negozio. Grande, Rosa, grande. Vado di qua. Ora mi tiro l'obliquo, la ricotta. No, vita mia, non lo faresti mai. Ti conosco da troppo tempo. Anzi, dacci un occhio, che speriamo si sblocchi tutto e si parte di slancio, Rosà. Siamo? Ragazzi, ma se vi dico faccia atrofizzata, mi credete? Cioè, sono ghiacciata, addormentato totale. Non dico che mi brucia, ma ce l'ho ghiacciata seria, seria, seria. Il perfilo qua, vicino al pizzo, ce la siamo fatti. Scorrevolezza, ragazzi, incredibile. Voi lo sapete, questi saponi sul mio viso rendono in una maniera bestiale. L'obliquo di qua me lo tiro io dall'orecchio al pizzetto. Da qua non posso fare dall'orecchio al pizzetto perché il pelo mi cammina, vum. Perciò devo andare ora dal pizzetto all'orecchio al contrario. Quindi mi tiro la pelle. Mi sciacquo, ragazzi. Troppo intrippatura. Ancora non hai visto niente, Joe. Joe è un amico mio che l'ho fatto scimmiare in una maniera bestiale nel mondo della rasatura. Sto disgraziato, ha avuto il culo di trovare subito il setup tra rasoio DE e lametta. L'altro giorno mi ha fatto una fotografia, ragazzi, che si è fatto una barba strepitosa. Strepitosa, gli ho detto, minchia, complimenti. Tornando a noi,
Barbetta finita, tutto quello che abbiamo fatto con l'acqua super calda, perché praticamente i saponi grassi li dovete sciogliere, li dovete valorizzare ancora di più, quindi fare sciogliere i grassi animali, gli oli, i burri. Ora che abbiamo finito la barba, dobbiamo dire alla pelle, signor Goodfellas, buonasera. Non so se sei Marco o se è il signor Donghi, Nicola, un abbraccio a comunque uno di voi. Finisco la sbarbata con l'acqua fredda. Diamo il segnale alla pelle che la sbarbata è finita. Ciao amico bello, chiuditi i pori perché ora andiamo di Tyers. Sì. Acqua fredda, arrivo. Che sono stronzo. No, non si può capire l'acqua fredda infatti. Con questo sapore, no, incredibile, la faccia mi fa male. Allora, giuro, mi fa male la faccia di quanto mi fa l'effetto ghiacciato in faccia con questo sapore, incredibile. Una bomba, mi tuffo, minchia, mi tuffo ragazzi, è bellissimo. Che sono le minchiate che mi vengono a che ora? Alle 10 e un quarto di sera. Ragazzi, no, non è che mi vengono difficili dire queste stronzate. O mietto. O mabio alla catanese. Qui mietto è missinese. Mabio e alla catanese. Sicco alla palermitana. Immaginate, no? Che è un burro. Peppe, dove si trova sto Stirling? È vero che tra poco arrivano su Goodfellas? Onestamente, ciao Giuseppe, contraccambiamo il saluto. A presto e buona sbarbata. Grazie Nicola e Marco. Guarda, sono in diretta, signor Goodfellas, se ti può interessare. Se ti vogliono rispondere loro, perché io non mi pronuncio, anche se so, non mi pronuncio. Se signor Goodfellas ti vogliono rispondere alla domanda che hai fatto, dove si trovano gli Stirling? È vero che tra poco arrivano su Goodfellas? Ciao Jenny! Grande, Jenny. C'è un altro non infognato, ragazzi. Ha voluto l'after, la crema, niente, ragazzi. Un casino. Allora, ragazzi, sbarbata da mille e una notte. Pelle, come praticamente sapete voi, non c'è l'effetto sole piatti, ma è solo un effetto velluto. Quello che a me piace quando finisco la sbarbata, non avere la pelle secca, ma avere la pelle vellutata. Andiamo a mettere di Tyers, prodottino che arriva solo dall'America, è un astringente. La profumazione, praticamente, l'effetto anestetizzante è simile all'After Youth Mall, è una cosa del genere, è come se tu usassi pure il Fine, lo snack bike. Però questo qua è meno potente del sapone, come profumazione di ghiaccio. Però è complessa, perché ci gira attorno a questo effetto ghiaccio l'odore del limone. Ragazzi, il classico margarita, ma c'è scritto. Andiamo di Tyers. Allora, vi dico una cosa, è assurdo, ragazzi. Cioè, ho trovato una combo involontaria. C'è l'astringente, che dovrebbe essere pure rinfrescante, su questo prodotto già fresco, è una figata fotonica. Oh, ragazzi. Ma mi credete che ci voleva, visto che mi era addormentato questo colpo del ghiaccio? Che onestamente, dalla temperatura che c'è stasera, dovrei andare, cioè dovevo andare di tabacco, di qualcosa di speziato. Invece questo effetto fresco mi ha dato un risveglio, come se mi levasse quell'apatia che momentaneamente ci attanaglia, visto che stiamo a casa a grattarci la prostata in maniera schifosa. Comunque, i donghi non hanno risposto, ti rispondo io. A quanto sappia, gli Stirling sono molto vicini per quanto concerne il nostro settore. Sere indimenticabili, congennari a Verona, congenni a Verona. Sì, Rosario, ci siamo fatti tutti i Vape Italy, tranne l'ultimo, tutte le sere a cena, sempre congenni e famiglia. Tutti seduti a tavola, grande famiglia, grande soddisfazione, sia lavorative che a livello personale con Jenny. Boss, dove posso trovare questi astringenti? Li puoi trovare su eBay, che ci sono,
oppure su un sito che si chiama iHerb, ma è americano. Vedi se ti puoi unire con qualcuno perché la spedizione praticamente è molto importante come spesa. Oh, i gonghi hanno risposto. Confermo, saremo distributori europei. Stiamo lavorando per certificare i prodotti per le normative europee. Si parte, pensavamo di riuscire per giugno, ma visto il drammatico periodo, ovviamente, altro. Se poi ci riusciamo prima, sarà nostra premura farvelo sapere. Grande gonghi, ti metto pure un mi piace di sotto. Mi sei piaciuto che hai risposto all'utente, bravo. Quindi ragazzi, non vi ho detto nulla io perché non mi permetto di dare notizie che non sono mie. Quindi da quando abbiamo capito, il Donghi ci sta portando e sta certificando a cada uno gli Stirling, i famosi Stirling. Sono sicuro che lo faccia pure per gli after, così finalmente chi ha tanti Stirling a casa può usufruire dell'after che ogni volta per fartelo arrivare dall'altra parte del mondo, visto che gli after non possono viaggiare, è un vero bordello. E finalmente possiamo avere prodottini di un certo livello. L'after che mi vado a mettere questa sera, ragazzi, è un after potenzialmente dalla profumazione vintage, ma non è un vintage, è una profumazione elegante. Allora, potenzialmente su questo sapone qua ci andavo uno snack bike e mi ammazzavo la vita proprio a livello di ghiaccio fotonico. Però continuare ancora che ho la faccia atrofizzata dal ghiaccio, dalla frescura che sento, no. Ci devo andare a mettere una profumazione erbacea e ghiacciata nello stesso tempo, ma nello stesso tempo elegante. Quindi, minchia, vedi che giro di parole. Il prodottino che mi ho messo nella fotografia è un prodottino che lo si trova, mi pare, solo su eBay. Ed è praticamente il Pharmagan, che come voi sapete esiste sia la linea quella là dorata, che ha una profumazione di colonia elegante di altri tempi, però attualissima, mentre questo qua potenzialmente ha la stessa fragranza di quella là dorata, però metteteci un erbaceo più persistente e l'effetto fresco, che qua è più marcato, là è meno marcato. Me la ciuscio, ragazzi. No! Cioè, con tutto il rispetto, ragazzi, per la categoria dei barbier, ma quando ti fai una barba così a casa e te la fai tu, ragazzi, patrimonio dell'UNESCO. Ah! Come vi dicevo, l'effetto menta c'è, ma è buono. Però, siccome già sono ammazzato da quel ghiaccio che c'è nello Stirling, che è piacevolissimo, manco lo sento. Sostanzialmente una lozione quasi oleosa, ovviamente non come gli erbolari che abbiamo provato, però è oleosa. Quindi nel post rasatura ti aiuta a darti scorrevolezza ed è una figata micidiale. Questi prodotti me l'ha fatti conoscere Franco Alfonso, il barbiere del Presidente della Repubblica, che quando ci sono andato nel suo salone aveva questi diciamo after messi nei boccioni così. La prima cosa, ragazzi, che ho fatto, dove si comprano? Lo voglio. Erano micidiali perché me li sono spruzzati. San Benedica, ciao nipotino. Una cremina da tante, onestamente, potenzialmente potrei metterla, Domenico, non ci starebbe male, però non ti nascondo che il post rasatura che è riuscito a darmi una crema, e qua torniamo al fatto che quando le creme da barba sono grasse, non ha inci fotonico, non so quale proprietà nutritive che ormai siamo abituati, però non ti nascondo che potrei anche evitare di mettergli il balsamo in faccia e momentaneamente godermi l'after. Però non ti nascondo che stasera, prima di andare a letto a tutti gli effetti, un balsamino glielo metto. E stasera sulla profumazione questa qua, lo sai cosa mi metto? Me lo metto del saponificio Anna Maria, che è strepitoso. Mi vado a mettere questo qua stasera. Che c'è scritto crema mani, ma non serve un cazzo, ragazzi, perché lo potete mettere ovunque. Latte d'asino e karité. Nini. Me ne metto un pochettino e mi va ad idratare la pelle, però non ti nascondo che è spettacolare.
Bollicina? Ma sì. Allora, ragazzi, vi faccio il punto della situazione di quello che abbiamo usato, ma mi sono fatto una sbarbata di lusso. Cioè, guardate che c'è qua. Ho una passata. Oh! Questo, torniamo al discorso che quando i rasoi sono affilati come Dio comanda, in prima passata non vi lascia peletti in viso. Quando il rasoio a mano libera, in prima passata, vi lascia i peletti in viso, vuol dire che nell'affilatura c'è qualcosa che non va bene. Odore assurdo, amo quella crema. La conosci quella crema? Fa un odore incredibile. Ciao Luca Siena. E allora, ora facciamo il punto della situazione. Nel frattempo io con voi mi sistemo tutto, in modo che così voi lo sapete. Poi sono da solo, mi viene la depressione, non mi viene di posare un cazzo, ma mi secco da morire. Ciotola del buon Rocco Contini. Tac. Micidiale, ragazzi, fatta a mano. Immaginate queste palline fatte a palline, attaccate cada uno, tink, 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 a fare il disegno e poi dopo messi nel forno. Follia pura, ragazzi. Follia. Quanto cazzo dovrebbe costare una ciotola del genere? Artigianale fatta a mano così. Sciogliamo il rasoio. Voi nel frattempo state scrivendo. Peppe, che pensi di quello che ti ho scritto? Mi fido di un tuo parere. Io non ho letto quello che tu hai scritto. Io sto in palla con Eurogrande e tu stai in palla con un prodotto che è spaziale. Valerio Compagnone, non ti ho letto. Aspetta, Stirling è considerato la nostra pro rasoi dagli americani. Sì, te l'ho detto, per gli americani gli Stirling sono dei saponi, diciamo, commerciali. Loro puntano su altra roba. Però io li trovo strepitosi nel mio viso, vanno benissimo. Ovviamente, ragazzi, non hanno né enzimi nutritivi né tutto quello che noi siamo abituati. È un inci grasso e con gli aromi sparati a mille all'americana. Però sul mio viso, ragazzi, mi regalano sbarbati incredibili. E questo è il risultato. Spettacolo, ragazzi, spettacolo. Il rasoio camminava da solo. Quindi è questione di gusti, ragazzi. Cioè, non vi nascondo che secondo me qualsiasi tonsore uno Stirling lo deve avere con after abbinato, perché un buon punto di riferimento per vedere se sulla vostra pelle questo prodotto rende. E questo è il trucco della rasatura. Com'è che il mio amico Joe gli ho detto: hai avuto culo, che alla terza barba che ti sei fatto una barba spaziale. Ci hai beccato le lamette e il rasoio. Non cercare più un cazzo, non ti intrippare, provo questo, provo quello. Fermati. Visto che hai ancora delle creme un pochettino farlocchine, visto che hai trovato il setup col rasoio e la lametta, ora vai di una crema buona. La tua barba sarà poesia e non cambiare più. Cavallo vincente, non si cambia. La più bella è quella ciotola colorata, quella che mi ha fatto la Monica Bangiulai, l'americana. Sì, quella è molto bella, nido d'api. Ora ve la faccio vedere. Allora, asciughiamo. E poi lo scoramelliamo. Cioè, questo qua stasera lo devo scoramellare bene e vi dico anche il perché. Perché praticamente questo rasoio era fermo da tantissimo tempo, l'ho scoramellato e non vi nascondo stasera quando l'ho guardato al microscopio prima di farmi la barba non era eccezionalmente, avevo perso un pochettino di filo. Perché ragazzi, purtroppo i rasoi a mano libera sono belli. Ciao Santo! Però purtroppo hanno bisogno di manutenzione, non vogliono essere lasciati troppo fermi, devono vivere. Quando restano troppo fermi, poi si ossida il filo, magari lo lasciate che tagliava in maniera superba e invece poi dopo lo trovate che non taglia. Perché il filo, ragazzi, è un micron. Peppe, mi consigli una buona scuttle a un prezzo? La Q-Shave, perché se compri quello là che fa l'americano, il Phoenix mi sembra che costa 40 euro, quello che ho io. Invece se te ne vai della Q-Shave su YouTube, no YouTube, su eBay ci sono, mi pare che con qualche 20 euro te ne esci. La scatola è una bella ciotola perché si riscalda con l'acqua calda e poi il sapone te lo metti caldo. Qua c'è la ciotola di Monica che mi dite voi, ragazzi. È fatta a nido d'api, monta i saponi in una maniera bestiale. Dice perché non la stai usando più? Perché ragazzi, mi sono intrippato con quella ciotola di Rocco Contini che è una bellezza, perché capisco che quello è un pezzo di artigiano, artigianale, che è spettacolare.
Allora, che cosa abbiamo usato questa sera? Facciamo il punto della situazione, ragazzi, così non mi dilungo. Poi magari se avete qualche domanda vi rispondo. Spondo. Però per ora chiudiamo il cerchio con la sbarbata che ci siamo fatti. Mamma mia, che spettacolo di ciotola! Sì, è fatta veramente bene. E poi non ti nascondo che diciamo, quei nidi d'ape che ci sono ti aiutano a montare il sapone in un secondo. Sei diventato un mastro? Nah. Miglioro ogni giorno dopo di voi. Ah, ragazzi, nel vostro piccolo anche voi state diventando dei piccoli mastri. Perché oggi sentire l'amico mio Joe, che si è fatto una barba che mi ha mandato pure la foto, senza un graffio, la pelle perfetta, quando mi diceva che prima sotto il collo si devastava, per me ragazzi è una vittoria. Come lui, Angelo Montagna, Salvo Lizio, Giovanni Montagna, i due fratelli Montagna, Salvo Abba, Diego Murrina, ma ce n'è ragazzi, Gianluca Nicoletti. È incredibile, ragazzi, sono soddisfazione che tutti quanti avete alzato l'asticella del vostro modo di radervi, conoscendo sia prodotti che tecniche che lamette. E quando tu vai ad alzare l'asticella nelle tecniche e nei prodotti, ovviamente si trovano le migliorie, se tutto quello che si dice non è fuffa. Allora, cosa abbiamo usato questa sera? Questa sera abbiamo usato Margaritas Arctic della Stirling, ragazzi. Tanta tanta roba, ragazzi. Strutto. L'avete presente lo strutto per fare come si dice, la milza, strutto a tutti gli effetti, ragazzi. Questo è grasso puro. Sparato di profumazione limonosa e con l'effetto ghiaccio che ancora c'ho la pelle addormentata. I prodotti che piacciono e rendono sulla mia pelle sono questi prodotti grassi, a prescindere se ci sia o no un incio cortissimo senza nulla a proteggere la pelle per come siamo abituati, ma è un prodotto strepitoso che viene dall'altra parte del mondo e a quanto abbiamo capito stasera abbiamo preso il signor Goodfellas, li sta portando e sono contento che li stia portando. E buono, così ci levi ogni pensiero a noi scimmiati, magari io qua mi piglio l'after che non ce l'ho. Ce n'ho altri 3 o 4 Stirling, mi vado a prendere l'aft che non ce l'ho e siamo a posto. Non ho messo il prebarba, ci siamo? Il pennello che abbiamo usato questa sera, pennello alla Caccamo 31 di ciuffo, una bestia ragazzi, ciuffo corto, il nodo, l'attaccatura è qua alta, in modo che così, anche se il pennello si apre tutto, non vi arriva mai abbattuta e non sbattete la faccia nel manico, ma c'è sempre il durone del nodo qua, ciuffo con l'altezza. Che grande, tutta aperta quanto alla mia guancia, tasso cavallo, ragazzi, si comporta benissimo. E non vi nascondo che l'altro giorno ho provato quello di Maialazzo da 31, che è una figata, ragazzi, micidiale. Stasera per la barba che avevo potevo usare pure questo qua, ma avevo la scimmiazza di questo qua. Non ci posso fare nulla. Finita la sbarbata, ho messo un astringente, che è anche un depurante, un disinfettante. Ho messo il Tires, che come sappiamo, questo qua è il Tires, non è alcolico. Esistono quattro profumazioni, se non erro, c'è l'origine, c'è la lavanda, c'è il cetriolo e c'è il limone. Il limone, ragazzi, l'ho ordinato un mese fa, non è mai arrivato, si è perso nel mondo. Da quando faccio ordine è l'unica cosa che non mi è mai arrivata e ho chiesto il rimborso. Mentre, se voi andate a prendere l'altro tire sperando di non fare danni, che è questo qua? Questo qua è il vero Witch Hazel, che è il principio attivo che c'è qua dentro. Solo che questo qua è un po' più blando perché viene aromatizzato, mentre questo qua è veramente quello là puro. Ha un tasso alcolico del 10%, mi pare, 10-15%, però non ha nessuna profumazione. La profumazione alla fine sa di acqua ossigenata. Questo qua veramente, ragazzi, è un astringente a tutti gli effetti. Se vi siete fatti i micro tagli, i micro red point, che sarebbero quei puntini rossi quando vi fate la barba, che si chiamano red point, questo dopo 5 minuti regolarizza tutto e poi vi mettete l'after. Tutte e due americani. Questo me l'ha regalato il buon Adornetto. Grazie Adornetto, quando ci siamo visti, mi pare, a Palermo. O è venuto a casa mia e me l'ha mandato. E questo qua invece è stato preso su. No, questo qua me l'ha regalato Rocco Contini, ragazzi, sono tutto regali. Ma gli altri l'ho presi sul sito, uno su eBay e uno su iHerb. Quindi acqua di Amamelide, sì, che è un astringente naturale. Bravissimo Natalino Caruso, bravo, preparatissimo e funziona, ragazzi. Poi, se siete come me, che siete selvaggi, io mi metto l'acqua balsamica che brucio come un cornuto, ma godo.
oppure mi metto il Madison. Ma è questione dei gusti. Finita la sbarbata, mi sono andato a mettere un after che ha la sua storia, ragazzi. È un after antico. La profumazione sono quelle profumazioni che, se voi da piccolini andavate col papi, diciamo, fai una diretta sul tuo canale e mi raserò con il bilama Bic merda. Giuseppe Cacco promesso. Grande fratellone. Allora, ma io la voglio. Aspetta, fammi aprire il negozio, che siamo poi vicini vicini. Non ti preoccupare, poi ti infogno pure a te, socio. Tu lo sai che io dove ci ho messo le mani io, tu sei stato sempre vicino a me. Qua ti ho perso di vista per casini e cazze e mazzi, ma tu lo sai che appena che siamo vicini vicini a tutti gli effetti, tu ti farai la barba così. Lo sai, comba, lo sai che sei fottuto. Quindi fammi fare le spiegazioni, non mi interrompere, che qua stiamo lavorando. Porca puttana. Pharmagan. Questo qua lo trovate nel boccione, quello là lungo, che sarebbe questo qua, ve lo faccio vedere. Quindi se lo cercate lo trovate su eBay e arriva in questa confezione qua. E trovate sia questa qua verde, che arriva sempre in questa confezione qua. Mi pare che costa 8 euro e la spedizione non costa un cazzo. La profumazione, ragazzi, è elegantissima. Come vi dicevo prima, se accompagnavate il papà nelle barberie, diciamo che ai tempi questo e il Floyd erano le profumazioni più gettonate nelle barberie. Quello lì è una colonia elegante. Questo qua è quella profumazione, diciamo, un pochettino più rafforzata, erbacea, con la nota di menta fresca. Tanta roba, ragazzi. Ridi, ridi, fratello, ridi, ridi. La mamma ha fatto gli gnocchi, non ti spaventare. Poi ti faccio vedere se ti spaventi, che tagli, che poi sviene. Appena che tu provi a farti la barba così, godi. Che tu sei tutto no, 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 ma così vizioso. Appena che capisci praticamente la qualità, tutta la situazione, poi lo so che tu sei sempre piazzato là, che proviamo, che proviamo. Io sono contento, lo sai, vita mia. Per te, guai chi ti tocca. Allora, tutta la carrellata dei prodotti che abbiamo usato, ve l'ho detta, minchiata. Mi sono dimenticato il rasoio. Rasoietto, un Le Jaguar, un 5 ottavi, affilato sempre, sta puzzando. Con la tecnica mia, quindi bisellato con la 3000 della CAI, poi dopo messo sulla 6000 della CAI, poi messo sulla 8000 della Cerax, poi messo sulla 12000 della Shepton, poi messo sulla 30000 e finitura satinata sulla camisori giapponese. Il tutto per una modica cifra di un fottio di soldi, ma voi non fate queste gran minchiate, fatevi solo una 3000. Prendetevi una pietra giapponese, una bella belga vintage o anche un'ardesia, e vi posso assicurare che vi usciranno delle affilature incredibili quando porterete queste pietre a sfruttarle al massimo. Se vedete, il bevel è micro, mezzo, proprio manco si vede che c'è il bevel, proprio l'angolo di taglio. Come si chiama l'after? Si chiama Pharmagan. Su eBay lo trovi, e ti ho fatto vedere la boccetta, che la trovi in quella alta, perché questa qua quadrata è la boccetta vintage e non lo so se c'è, però quella lunga c'è, perché io ne ho comprata una di quella là, diciamo bianca, per ricaricarmi il boccione quadrato. Mi pettino, lo pizzo, che ragazzi, ma che barba che mi sono fatto, porco cane. Qua non sanguino, però è partito una bolla, perché giustamente, ragazzi, sfido chiunque in questi giorni che siamo tutti quanti a casa, biscottino, con tutto che non mangio dolci, però ti viene biscottino, caffettino, zuccherino, minchiolino, porco cane. Infatti, mi sa, Rosario, siamo quasi a quota 100 di killer, cioè mi sa che queste vacanze forzate mi sa che non ci stanno facendo bene. Pharmagan confermi? Sì. Vai su eBay, lo trovi. Trovi sia questo verde che quello là, diciamo, color oro, nei boccioni quelli lunghi che ti ho fatto vedere. Se trovi quello quadrato, sei cularoso, perché là gli puoi attaccare lo spruzzino del Floyd ed è una figata. Però mi pare che neanche anche in quello lungo ci puoi attaccare. No, no. Ti ho detto una minchiata, no, non glielo puoi attaccare lo spruzzino. Marco Lopez, grande, grande Marco, per i nostri amici Maku, che ha fatto i rasoi a mano libera. Ancora qua c'ho il tuo sapone, Marco, sapone messicano, limonoso, ragazzi, una bomba, top,
Top, uno dei più buoni limonosi che ho mai provato, diciamo sintetici, che poi mi dispiace, vita mia, ma il fotonico è un'altra storia, ma quello è naturale. Altro mondo, altra storia. Allora, ragazzuoli, ditemi se avete domande, io vi rispondo. Se no, me ne vado di là e mi vado a fumare una bella sigaretta. Fanculi soldi spicci. Ciao, Carlos da Rio de Janeiro. Grande. Che ragazzi, Messico, America, Rio de Janeiro, siamo ormai internazionali. Io cerco disperatamente il brut della Fabergé. Non lo conosco. Ti giuro che non lo conosco. L'ho sentito dire, però non ho presente nella boccia. È quello verde per caso? Se non dico minchiata. Però sono sicuro che non è il brut quello verde che costa che 5 euro. È un altro, secondo me. Che barba importante. Ragazzi, che bella per il collo, senza una bollicina, senza niente, liscio, pulito, senza un'irritazione. Castel Forbes opinioni. La Castel Forbes è un buon sapone con dei principi molto importanti, nutritivi, cioè o perlomeno delle sostanze nobili messe di dentro. Un inci cortissimo, non ha non so quali oli essenziali, nutritivi per come siamo abituati noi. Il prezzo lo trovo troppo alto per il valore del prodotto. Quindi, se avete la scimmiazza, compratelo. Ma con i soldi che costa, potete comprare molto meglio. Non vi nascondo che i bass mi costano qualche 50 euro. Secondo me, questi se li può mettere solo il Castel Forbes, il signor Castel Forbes, perché non me lo comprerò mai un balsamo 60 euro. Quando io, possibilmente, con 60 euro mi compro tre after di un altro produttore e sono forse meglio. Non forse, ci levo il forse. Però, questo parere personale, ragazzi, come si dice sempre, non bisogna denigrare i prodotti degli altri, però la mia faccia parla. L'ho provato con voi in diretta, quando tu mi fai fare una rasatura anche inferiore rispetto a un prodotto artigianale, perché ovviamente con un prodotto artigianale non c'è storia, sono due mondi completamente diversi, mi costi pure di più, io storcio il muso. Che pennello è quello col manico bianco e il ciuffo in tuxedo che si vede alla tua sinistra? Minchia occhio. Ciao Rocco, in tuxedo, manico bianco, questo qua è il Simpson Synth Chubby 2. Questo lo reputo come fibra il sintetico più bello che è stato mai inventato. È un synth a tutti gli effetti e c'è questo qua che è il classico, mi pare che costa 90 euro. E poi quando Michele l'apri, aprì il World Dairy Vintage, se ne fece fare uno dalla Simpson dedicato all'apertura del suo negozio, che è quello rosso. E se voi vedete, sono ciuffati in maniera diversa. Questo è più fitto come ciuffata. E sono ragazzi incredibili, sono morbidissimi e aiutano il montaggio tantissimo. Poi, ovviamente, essendo corti a ciabbi, questi proprio sono praticamente adatti al montaggio in viso. No, alla tua destra, alla mia destra. Che cazzo è alla mia destra? Ah, perché la sinistra è minchia, mi fa impazzire, zio Peppe. Allora, è questo qua. Questo qua è un DS Cosmetic. Una campionatura che mi hanno mandato della DS per testarli. Ragazzi, è il classico tuxedo che c'è pure sulla Yaki. Diciamo, pennelli sono buoni. Il tuxedo ormai lo conosciamo, poca spesa, tanta tanta resa. Il Taglfar, ottimo rapporto qualità-prezzo per chi vuole, per chi non vuole spendere tanto. Io non ti nascondo che Domenico l'ho cercato, sia il T1 che il T2 che il T3, anzi bugia, il T1 non l'ho cercato, perché è bene o male simile al Simpson Chubby. Volevo prendere il T2 o il T3, ma è introvabile. Non lo trovo da nessuna parte, non è disponibile, quindi non l'ho potuto provare. A male estremi, estremi rimedi, ho voluto provare l'Omega. Che l'Omega ha fatto questo qua, Levo, questo pennellino che praticamente è un sintetico, ma che si avvicina tantissimo al tasso, solo ed esclusivamente a un prezzo troppo sproporzionato. Perché se tu vuoi vedere quanto costa questo qua, se te ne vai da Zenith, praticamente ti fai un pennello di tasso vero. Io onestamente, per gli stessi soldi, mi compro un tasso, non mi compro un sintetico. Magari lo mettevi 10 euro in meno, andavi a prendere la fascia di mercato che non vogliono spendere i soldi del tasso e vinci facile. Ma se tu me lo metti allo stesso prezzo, se non di più, onestamente io mi faccio un tasso vero.
Allora, il T1 è più piccolo del Chubby e tu ce l'hai. E infatti per questo io neanche lo guardavo. Volevo prendere io o il T2 o il T3. Il Sagrada Famiglia, secondo te è ottimo. È un ottimissimo pennello da montaggio in viso. Io da qualche parte ce l'ho, forse. Qua c'è il Sagrada Famiglia. Questo è il Sagrada Famiglia della Yaki. Questo per i montaggi in viso, ragazzi, è una carezza. Se fate aprire il ciuffo, non vi nascondo, questo monta pure le pietre. Quindi, magari per chi non ha tanta manualità di farsi i montaggi in viso, questo ti aiuta tantissimo ai montaggi. Costa poco e sape bello. Ah, a te ti sta arrivando domani il Tagelflar. Ma dove l'hai trovato, maledetto? Che io non lo posso trovare da nessuna parte. Peppe, tra Stirlinga e Ariane Evans. Mille volte Ariane Evans, non c'è storia, ragazzi. Una punto con un Ferrari. Non si può fare la differenza. Diciamo che quello potenzialmente ha un Ariane Evans, è un commerciale. Si sente che è un commerciale. Ve lo immaginate che già è strepitoso lo Stirling. Confronto all'Ariana è praticamente commerciale. Ma quello è ancora più carico, è più carico di enzimi, è ancora più scivoloso. Quando io mi tiro la pelle con la Ariane Evans, con la meccanicità che ha, non riesco manco a prendermi la pelle. Infatti per questo ho imparato ora a tirarmi la pelle così e non così, perché con i polpastrelli, con certi tipi di sapone, non riesco a prenderle quando devo fare i passaggi così. Quindi ho imparato che gli metto il palmo della mano, mi fermo la pelle e scendo, perché sennò non riesco a tirarla. Ed è stata colpa dell'Ariane che non riesco a prendere. Trovata a Roma. Complimenti, io l'ho cercato in tutti gli shop, non si trova. Mi volevo rendere conto di questo Simpson economico. Il T3 mi ispira parecchio. Sì, sicuramente è da provare, specialmente mi pare che costa 25 euro. Non è un qualcosa, mi fido, grazie. Però ti ripeto sempre, Stirling è eccezionale. Però se hai provato qualcosa, uno step superiore, automaticamente. Il Farmagan 17-18 euro su eBay. Io mi ricordo di averlo preso 9 euro, ma è il mezzo litro, perché questo qua è il mezzo litro o un litro. Aspetta un attimo. Allora, no, 500 ml. Sì, può essere, Peppino, tu lo sai che io ho l'Alzheimer, non me ne ricordo i prezzi, ragazzi. Mi consigli un tasso nero dell'Omega? Allora, ti dico una cosa, Gregorio. Io sono di parte perché io lavoro con Zenith, o perlomeno lavoro. Ho tutti i pennelli Zenith perché vado là, essendo fabbrica, e me li faccio fare a mia misura, a mio piacimento, il ciuffo me lo scelgo io, eccetera, eccetera. Dell'Omega io onestamente non li conosco. L'unico che conosco dell'Omega è il Levo. Per carità, ottimo pennello, ma non vale i soldi che costa. Perché se io devo pagare un pennello 60-70 euro, quando io con gli stessi soldi mi faccio un tasso vero, onestamente io glielo lascio nello scaffale. Quindi non ti posso parlare dell'Omega. Non lo so, ti direi una grandissima bugia. Io ti posso dire che ho provato il tasso nero della Zenith, che è qua, col manico multicolor. Questo qua è il manico più costoso che esiste da Zenith, perché per fare questo manico è una miscelazione di tutti i colori plastici, poi dopo tutto lucidato in casino, ciuffo alla Caccamo ed è strepitoso. Io voglio il pennello alla Mastro Caccamo. Ragazzi, speriamo che tutto sto bordello finisca presto e si possa aprire sto cazzo di negozio, perché onestamente l'ho sognato tanto fare sto negozio, e nel momento in cui chiavi è tutto perfetto, porca puttana, pure il coronavirus. Minchia proprio. Infatti, ragazzi, non ci saranno tonnellate di sale, ma chili di pilo di sale davanti alla bottega di quelli incredibili. Coltelleria Dolcimascolo Roma, ma nel sito internet, perché mi piacerebbe averlo il Tagelflar, però non si trova. Ti ripeto, tutti i siti che conosco l'ho guardato, è tutto esaurito. Forse in uno avevo trovato il T1, ma ho capito che è piccolino. Ora ho capito che è ancora più piccolo del Chubby Synth, quindi non ne vale la pena. Aspetto che apri per avere il tuo pennello. Io, ragazzi, vi ringrazio a tutti. Spero che a presto chi ne sa più di noi ci dica, ragazzi, anche con le mascherine ce la facciamo a lavorare con molta attenzione. Spero che ci sia tanta confusione. Ci mettiamo in fila e a uno si entra in bottega. Sarà bellissimo. Più di questo, ragazzi, non posso dirvi. Purtroppo
Purtroppo non dipende da me. Fosse stato per me, ragazzi, al giorno dovevamo fare l'inaugurazione ed eravate tutto il gruppo invitato. Tu immagini, venivano 5.000 persone alla parola, stati che ambroglio. Vabbè, ragazzi, venite in maniera così formale, quei 10-15 persone mi fa piacere. Anch'io voglio un maialazzo settato basso. Il maialazzo settato basso, tu maledetto, lo sai quale io amo. Che il ciabbi maiala alla caccamo. Questo è patrimonio dell'UNESCO. Ah, Rosario, non te lo voglio dire, ma qua nelle campagne da me hanno preso dabs, o perlomeno funghi di pane caldo a tempesta. A tempesta. Appena che si sbloccano le cose, fratello, ce ne andiamo a funghi subito. Questo qua è il maiale alla cacca, mo strepitoso. Io prenoto un tuo pennello, ragazzi, quando sono pronti. Ma in che zona lo apri il negozio? Via Regione Siciliana, di fronte al Motelagip. Che est, ovest. Vaffanculo, compa, 4 tonnellate me l'hanno portato i funghi. Cioè, le montagne piene stanno esplodendo, non se ne sta capendo più niente. Mi sa che quest'anno, fratellone, noi con i porcini ci divertiamo. Sempre se possiamo uscire di casa, attenzione, che di come è presa. La vedo molto, ma molto bianca. Peppe, ci sarà anche un sito internet dove comprare? Ovviamente. Ah, via Regione Siciliana Nord-Ovest. Certo che ci sarà il sito internet a tutti gli effetti, con tutti i prodotti che ci saranno disponibili al negozio. Sì. Tutto calcolato già. Il problema, ragazzi, no, non vi posso dare date, credetemi, ma penso anche ognuno di voi non può dare date per come siamo combinati. Aspettiamo i telegiornali che ci dicono con le dovute cautele, i negozi apriteli. Cercate di portarla avanti. Io devo incominciare da capo completamente perché manco incominciato, perciò immaginate. Io sono riuscito a prendere il pennello alla Caccamo prima che chiudessero e tu sei un fortunello. Sei un fortunello, bravo. Bravo Fabietto. Come ti stai trovando? Se è una cacata, dillo in diretta, non si offende nessuno perché questo pennello è fatto al mio cervello con le altezze, il durone nel ciuffo, eccetera, eccetera. Se è una cacata che non ti sei trovato, dillo. Almeno magari mi faccio un'idea, possibilmente lo miglioro. Io mi trovo benissimo per come mi faccio la barba io, perché montano in maniera incredibile, mi piace. Ma il negozio è relativo al sito giusto, certo. Ovviamente, ragazzi, calcolate che non è che troverete non so quanti mega prodotti della rasatura, perché quello è un negozio che è basato sull'affilatura di forbici, rasoi a mano libera, coltelli da macelleria, eccetera, eccetera. Troverete anche qualche prodottino esclusivo. Che nel mio cammino, perché questo io lo voglio chiamare un percorso che mi sono fatto, automaticamente sulla mia pelle, sempre io mi faccio il negozio egoistico, hanno dato dei risultati particolari e quei prodotti particolari io li voglio avere nel mio negozio. Buonasera Giuseppe, sempre in gamba e all'avanguardia. Ragazzi, io ci provo. All'avanguardia sarà quando il negozio si apre e lavoricchia. Non dico lavora, perché oggi per la ripresa che dovremmo avere tutti sarà difficile ripartire, ma io mi accontento agli inizi che magari si pagano le spese e mi resta qualcosina a fine mese, io già sono un uomo felice. Ragazzi, tutti dal nostro caccamo compriamo, grazie Gio, minchia magari ragazzi. Che diametro hanno i tuoi pennelli? Hanno 28 di diametro, altezza 5 di ciuffo. Come vi ho detto, se chiudi gli occhi non sembra neanche un Silverti, il backbone è spettacolare. Allora funziona, sono contento. Son contento. Per montaggio com'è Fabio? Monta, ti trovi bene col ciuffo basso? Top, così anche noi nella nostra latata possiamo sfanculare i sottispicci nel negozio del boss in famiglia. Io ragazzi, io lo spero, perché sono sicuro. Palermitani ce n'è tanti che diciamo li ho coinvolti nel mondo della rasatura e limitrofi a Palermo. Quindi sono sicuro, essendo che sarà un punto di riferimento dove magari trovare qualche prodotto di nicchia a livello fisico, avere proprio la possibilità di annusarlo. Secondo me, ragazzi, l'appetito viene mangiando. Poi, ovviamente, voi mi portate le forbici della mamma che tagliava le stoffe che non tagliano più, mi portate i coltelli dello zio che non tagliano più, le accette e fate lavorare il signor Cacco. Né? Ragazzi, già sto sclerando, eh? Lo sapete, ora incomincio a dire minchiate. Preparatevi.
Quindi fatemi le domande ancora, siete in tempo che sono serio. Poi dopo per dire sfanculizzo proprio minchiata a raffica. Allora, sono rimasta ottimo. Domenico Corsale, la buona serata. Dornetto mi manda i cuoricini. Io ringrazio degli utenti, ragazzi, che non mi ricordo il nome, perdonatemi, che mi hanno fatto dei messaggi visto che l'altra sera stavo parlando di liquori. Allora, ragazzi, io non sono un bevitore. Io ho imparato a 40 anni a bere del vino quando sono stato 2 anni a fare servizio a Bolzano per colpa del signor notaio calabrese che mi ha rotto tutta la pername, che io il vino non neanche lo bevevo, però ho imparato a bere il vino, quello buono, e ho capito che il vino buono non mi fa male. Quando voi avete sentito questo discorso, in tanti, ma sembra allucinante, mi avete fatto dei messaggi privati dicendomi, lo sai? Mia zia fa un limoncello particolare alle erbe di montagna. Mi dai l'indirizzo che te lo mando? Stessa cosa, un altro, stessa cosa, stasera uno mi ha chiamato, ti sto mandando che faccio della birra artigianale, te la posso mandare? Quindi ragazzi, io vi ringrazio. Non so cosa dirvi. Io nel mio piccolo vi dico, ragazzi, almeno fatevi pagare la spedizione. Mi mandate pure a fanculo, perciò, che dirvi? Grazie, grazie. E qualità prezzo imbarazzante, e qua sono contento io, perché il punto di forza è là, dare qualità a un giusto prezzo. Ora ci spieghi il ciuffo basso vastaso. Si monta benissimo, praticamente sto usando solo quello, ma mangio un po' di sapone, ma è normale perché è un silver tip. Farei anche affilatura simmetrica sui coltelli giapponesi, ovviamente, soprattutto, soprattutto. E qualità a prezzi imbarazzante. Appena inizi a sclerare, Adornetto screenshot. Vabbè, ma già Adornetto avrà screenshottato in maniera allucinante. Che quello, giustamente. Lo sapete come, quello è un ragazzaccio. Io lo chiamo nano infame, ormai lo saprò nominare. Nano infame. Quello è un disgraziato. Quello è cuore mio. Spero che al più presto ci vediamo. Spero che al più presto, quando finisce questa moria, lo sapete che a Catania stavamo organizzando un evento allucinante. Già c'era mezza Catania tappezzata di cartelloni per l'evento che stavamo facendo alle Zagare. Purtroppo è saltato tutto. Spero di. Appena che finisca questa situazione, di poter riprogrammare questo evento, che ovviamente cambierà completamente destinazione di nome, perché non sarà una giornata alla barberia, ma la voglio fare come giornata dedicata agli abbracci, ragazzi, quello che ci stanno mancando, lo stare assieme. E sono convinto che sarà una grande festa. Infatti, non vi nascondo, quando sentirò il proprietario del centro commerciale, glielo dico che secondo me quel giorno gli blocco il centro commerciale, ne sono convinto. Perché col gruppo Catania Vintage e il nostro gruppo, secondo me le Zagre glielo blocco. Perché sarà veramente un giorno di festa, ragazzi. Perché troppe cose ci stanno mancando. Lo stare a casa, ragazzi, non è facile. Ciao Presidente, chi c'è? Nathan? Non l'ho visto, Nata della Vacchia. Cacco, ma sempre in televisione, si peggio il Barbara D'Urso. Ieri sera ci siamo visti sulla Mandria, che abbiamo parlato di svap, e stasera sono da questa parte. Ragazzi, io rimbalzo. Anche il sapone Zenith non è male. Guarda, non ti nascondo, io l'ho provato. Con tutto il rispetto per i signori Zenith, che li voglio benissimo. Onestamente, è un prodotto commerciale. Sono abituato a step più alti e onestamente quando mi finisco una barba con quel sapone, ovvio non si muore, la sbarbata te la puoi fare benissimo, però io voglio questo post-rasatura così, se no ci rimango male. Però è un buon sapone, per carità. Per chi incomincia, per chi si è fatto la barba con la bomboletta, là siete in Ferrari. Però è una Ferrari ipotetica. Quando usate un prodotto, yes, quella è una Ferrari che si tramuta in reale. Ed è diverso. Mi devo fare sistemare il pizzo, che sta incominciando a crescere indomabile. Super folto. Marco Papi, oh là, da questa parte a quella parte, tutti quanti qua sono praticamente la maggior parte, tutti gli amministratori di Mandria Vapers. Per tutti gli appassionati di svapo che ci sono in questo gruppo, che magari non conoscete il gruppo Mandria, mi raccomando, ragazzi, quello è un gruppo. Fatto come questo qua, marchette zero, se i liquidi sono buoni, non hanno padroni, non vogliono regali da nessuno. Il prodotto se è buono è buono, se non è buono non è buono. Quindi quando volete sentire una recensione, un consiglio su un prodotto, lì si dice pane e pane al vino il vino. Quindi niente
Non potete perdere. Io per questo mi sono trovato in questo gruppo e mi hanno coinvolto perché io del mondo dello svapo, siccome mi sono schifato, automaticamente non ne volevo sentire più e non ho fatto più dirette, pur avendo un gruppo che l'ho fatto morire nel dimenticatoio. Non l'ho chiuso, però l'ho messo di lato, accantonato. Il buon Massimiliano Cappelletti, che è in diretta, tanto mi ha coinvolto. Ma vieni a fare compagnia, dai, eccetera, eccetera. Non vi nascondo, mi ha fatto rivenire la voglia di riprendere un atomizzatore. Di riprendere ieri a rigenerare il Gunnec nella Bull Box, gli ho messo il liquido che mi piace a me e sono stato una sera a svapare. Ti ringrazio perché mi sono fumato una sigaretta e mezza barra due in meno. Peppone Ecchime, ieri è stata una bella diretta. Come si chiama il gruppo di svapo? Mandria Vapor 1821, c'è scritto. Qua Massimiliano Cappelletti è uno degli amministratori. Quindi, là, ragazzi, tanta serietà. La pane pane al vino, puttanate non ce n'è. È, diciamo, un fratello gemello di questo gruppo, solo che qua si parla di barberia, là si parla praticamente di roba di svapo. Infatti, l'ultima volta che ci siamo messi a parlare di svapo ci hanno bloccato il video perché abbiamo toccato dei tasti molto sensibili. A qualcuno il bucio di culo, secondo me, gli bruciava da morire e ci hanno bloccato la diretta. Ma ci sta. Come siamo abituati, le verità tante le volte non si possono dire. E noi le diciamo lo stesso, ieri ci siamo andati pesanti pure, però sicuramente stavano dormendo, non ci hanno bloccato la diretta. E questa è una gran cosa. E questa è una gran cosa. Sì, perché io purtroppo non ho filtri, ragazzi. Se dobbiamo parlare, parliamo seri. Se dobbiamo dire puttanate, visto che io non sono un grandissimo bevitore, mi fate bere tre bicchieri di plastica di vino, comincio a dire minchiate incredibili. Il gruppo si chiama Mandria Vapers più 18 più 21. Massimo, potevi mandare pure il link, eh? Ti ripeto, sei padrone di fare le marchette in questo gruppo. Quindi tranquillo, nessun problema, cioè non c'è bisogno che te lo dico. Concordo, non sono male, ce ne sono di meglio, ma anche di peggio. Sì, infatti. È un prodotto commerciale, ragazzi, un produttore che ha voluto investire non troppi soldi nella saponificazione, si è creato un suo brand e una sua linea. Ci sta, ci sta. Stai rispondendo? A Massimiliano Cappelletti. Vi ricordo che quel disgraziato ha fatto un liquido che si chiama Bison o Bision, che era strepitoso. Ora ne sto aspettando altri, ragazzi, da un amico che ha fatto dei liquidi particolari. Oggi, domani o dopodomani vi recensisco i liquidi che mi ha mandato Gennaro. Ragazzi, me ne ha mandati 7 da provare tutti quanti con i preco. Non so se l'avete visto il link, ma ce ne sono 3. Ragazzi, spacco nel culo. Però non me l'ha mandati per il sapore, perché il sapore de gustibus, me l'ha mandati perché volevo vedere chi gliel'ha fatti, a che livello di purezza sono, come di acetile, come base, cosa è messo. I prodotti ci sono, ci metto la mia faccia, ve lo dico, ci sono. Poi i gusti sono gusti, in certuni gusti li sento tutti, in certuni ce ne sento due, ce ne otto, ma tre sono spaziali. Sempre a disposizione Peppone. Se non gli sta bene alla gente, la porta aperta per uscire, i peli sulla lingua non ci stanno. Ma anche da questa parte, ormai in questo gruppo lo sanno tutti gli utenti miei. Qui si dicono le cose per come stanno. Per carità, io tante le volte posso sbagliare perché la perfezione non è terrena, ma dico sempre la mia e tutti quelli che fanno parte di questo gruppo devono dire la loro. Nel momento in cui c'è qualcuno che vuole fare il furbetto, e ce ne sono stati dei furbetti che hanno militato in questo gruppo, io lo accompagno alla porta. Agli inizi ero un pochettino troppo padrone di casa gentile e magari, sai, dicevo, ma sì, dai, in questo gruppo non è che tu ci puoi fare tanto parte, lo accompagnavo con la mano sulla spalla, poi gli aprivo la porta, dai, ci vediamo, magari poi se ti ritorni in te ti faccio rientrare. Ora invece apro la porta, pam, pedata nel culo, volare. Bella Sandrino! È una vota che non rigenerano essi. Ragazzi, il gun è tanta roba. Ieri l'ho svapato, mi sono arricchiato. Nella camera da letto c'era la nebbia, ragazzi. Che il gun è tanta roba. Rigenerato con Nembo Wire da 22 gauge su punta da 3, 5 spire. Ti uscirà una resistenza 0,10-0,15. Messo sulla Bull Box che spinge da fare paura. Niente, ragazzi, è una bomba. Una bomba. E allora, mi ha fatto molto piacere avere quest'unione e far conoscere ai miei utenti anche questo mondo. Altre scimmie da spendere però per poi ti assicuro. Ragazzi, purtroppo dove ci sono situazioni belle, ma soprattutto funzionali, perché il gioco sta lì, non sparare minchiate,
e proporre alla gente un qualcosa che funziona. Se come in questo mondo 5 spire spaziate, allora Filippo, onestamente io agli inizi le facevo un pochettino distanziate perché mi dicevano che un pochettino più aperte caramellizzavano di meno. Però poi un giorno per sbaglio l'ho dimenticato, le ho riscaldate e le ho tenute con la pinzetta di ceramica chiusa. Sembra che chiuse sono più fumose, però a tanto che non rigeneravo, quindi ti sto dando un particolare che possibilmente manco mi ricordo bene. Liquido 70-30 o 80-20. Io onestamente quando devo svapare col gun ai tempi quelli belli, 80-20 senza pietà, che dovevo fare fumazzate, che con la macchina dovevo tenere il finestrino aperto, non dovevo sentire, non dovevo vedere più niente. Che vi stavo dicendo, ragazzi, manco me lo ricordo, ho fatto un'altra precisazione. Ah, vi stavo dicendo che un gruppo, quando tu, diciamo, dai delle dritte su una tipologia di settore, sia tecniche che di prodotti, e tutti quanti hanno delle migliorie. Oggi siamo un popolo, 5.000 persone passate, ragazzi, sono un paesino. Tutti quanti che usano la tecnica della rasatura tradizionale, onestamente vuol dire che le migliorie ci sono. Molto meglio attaccate le spire a mio gusto. Sì, Massimo, io mi ricordo sto particolare, però non sono sicuro. Tu ora mi stai dicendo così, allora va bene quello che ti ho detto, che lui rigenera sempre così. Superficie per più ampia, più aroma, senza schizzi. Ma zitti, dica, non ne capisci niente. La verità, presidente, se no avrò rigenerato 2 o 3 atomizzatori in vita mia. Sto imparando, datemi il tempo di imparare in questo modo. Che bello sentirti parlare di svapo. Rosario, del mio cuore lo svapo. Ci siamo divertiti, ci divertiamo tuttora nel mondo dello svapo. Purtroppo tante situazioni nel percorso ti fanno passare la voglia e poi io sono così, quando mi nauseo, mi nauseo. Poi è nato questo amore per il mondo della rasatura. Ma lo svapo non lo lascio, te lo posso assicurare. Anzi, col fatto che ora c'è questa collaborazione con Massimiliano che mi ha fatto ritornare la scimmiazza nel liquido della sigaretta elettronica e c'è una novità. Che con un grandissimo produttore di liquidi di sigaretta elettronica stiamo organizzando una cosa spaziale sia per il mondo dello svapo sia per il mondo della rasatura. Si viaggia, ragazzi, si viaggia. Come si dice, bumania non binia, quindi devi essere furbo. Concordo appieno, soprattutto con gli organici. Saro, abbiamo perso il cacco. No, non mi avete mai perso. Non esiste. È stato solo un momento di riflessione, però se torno, torno più incazzato di prima. E visto e considerato che ho un gruppo, che la maggior parte sono tutti quanti infognati di sigaretta elettronica, ad abbinarci ogni tanto qualche liquido di nicchia, e parlo di liquido di nicchia, può essere solo un piacere. Se non è qua, è nel gruppo di Massimiliano Cappelletti, che sono 8.000-10.000 persone, cioè è un popolo. Perciò hai voglia, oh, abbiamo voglia di sponsorizzare liquidi seri per far conoscere i liquidi seri, senza macchiette. Se è buono è buono, se è merda va a fanculo, vattelo a girare da un altro sito, a noi non ci interessa. Fai il fotonico 22 da svapare, ma tu lo sai che potrebbe essere un'idea? Lo sai che tu sei un disgraziato? Fare il fotonico come... Allora esci le palle e torna. Sì. Presidente, potenzialmente ci stiamo lavorando, però torna a modo mio. A modo mio. È diversa la cosa. Perché non si può sputare nel piatto dove si è mangiato per tanti anni. Purtroppo nella vita ci sono gli alti e bassi, ci sono momenti quando certe situazioni ti fanno passare il piacere di condividere quella passione, lavoro. Poi tu metabolizzi e poi praticamente si ritorna all'attacco ancora più. Ma ti rendi conto che hai tutti utenti che svapano in un canale di barba? Ma lo so, lo so, lo so. Infatti ci sto pensando, ragazzi. Anzi, no, bugia, non ci sto pensando. Già ci sto lavorando per creare un qualcosa di veramente shock. Quando vuoi, Peppone a disposizione. Metti foto quando vuoi, anche in questo mondo. Ciao, l'approvazione è aperta senza accetto passi in automatico. No, nel momento in cui uscirà qualcosa fatta in maniera fotonica, perché se io ci metto questa faccia con 5.000 persone, passa dal mio gruppo e 10.000 persone nel tuo gruppo. Prima tu te l'assaggi, torniamo al discorso
pane, pane, vino, vino, deve fare la differenza rispetto a tutti quelli che si sono provati, e allora sì, il prodotto si sponsorizza. Perché se io dico che è buono e tutto il tuo gruppo dice, però, va al macero, va al macero, serve un cazzo. Tiganuscio buono, consigliami qualche liquido top da polmone. Ragazzi, di ultima generazione ne conosco poco. Il Bison o il Bison, quello di Massimiliano, è strepitoso, ragazzi. Come gusto, non so a che livello voi siete. Per quando l'altra volta l'ho testata a livello chimico per vedere se era carico di diacetile e la purezza degli aromi, è strepitosamente buonissimo. Quindi andateci là, non con gli occhi chiusi, bendati. L'aroma, se vi piacciono le noccioline col biscotto e il caramello, mi sembra la vaniglia, una bomba, ragazzi. A modo mio sarà il prossimo sapone liquido. Ci sarà un motivo, stronzone? Sì, ci sarà un motivo. Se parli con me, sì. Sì, perché ti ripeto, fratello Rosario, lo sai, mi sono allontanato e mi ero rotto le palle, te lo dico sincero. Lo sai. E poi, staccato. Poi tramite questo canale ci sono stato quel buon Cappelletti che piano piano a rompermi i coglioni. Ma parliamo di svapo, vieni nel nostro gruppo. Mi hanno fatto ritornare la scintilla di un vecchio amore. Manco a farla apposta. L'altro giorno sono stato un 2 orette al telefono con un grandissimo produttore di liquidi, nonché commerciante di liquidi a livello internazionale. E tu penso che già hai capito con chi stiamo parlando. Siccome già nella vita mia i conti me li sono fatti e ho capito come funziona. Fatti e condizioni in questo modo, ok, allora facciamo un liquido, una linea di liquidi come Dio comanda, ma devono fare la differenza. Ma a tutti gli effetti devono fare la differenza. E allora lo voglio fare, visto che già ho fatto una linea da barba, avvicinarci una linea di svapo che camminino paralleli, se può fare. Massimiliano Cappelletti, Giuseppe Principiante, amico reale e non solo di Facebook. principalmente, sì, con il presidente ci conosciamo personalmente, abbiamo avuto di confrontarci 1000 volte, famiglia, con lui, suo figlio, famiglia. Pensavo ottimi, sì, ok, lo sono, ma siamo molto a livello estetico, la presentazione c'è molto di meglio. Tutto bene, Edoardo Speranza, Jasmine dalla Spagna. Tutto ok, fratello, tutto ok. Spero che pure da te sia tutto ok. Calcola che non ti parlo spagnolo perché stasera non mi va. A stento a naspo l'italiano, quindi penso se mi dovrei pronunciare a dirti qualcosa, amigos, come te va la vita, non lo so. Spero che sia tutto ok. Ti faccio un cuoricino. Che per i nostri paesi non va troppo bene. Apri, apri, che poi ci penso io a te, non ti preoccupare. Valerio Comperoni, inizieremo con i saponi da barba, dopo barba alcolici e balsami. Poi pian piano certificheremo anche il resto per il mercato europeo. Ottimo! E non ci saranno problemi di scorte. Ottimo! Grande signor Godufellas, tu basta che non mi rompi i coglioni a me con la linea che mi meriterò io il negozio. Ognuno per la sua strada. Che quello è un colosso, ragazzi. Come ci puoi stare dietro uno come a quello lì? Quindi devo avere potenzialmente tutto quello che non ha il signor Goodfellas. Parlo così perché sono amici, li conosco personalmente. Figuratevi che l'altra sera siamo stati al telefono per quel mini problema che è nato, che gli ho raccontato un po' la storia. E gliel'ho detto in faccia: non rompere i coglioni. Devo avere tutto quello che tu non hai, perché a te la pubblicità non te la faccio, manco se me la sui. Non esiste proprio. Ti voglio bene, infatti, quando si farà l'evento a Catania, tu sei invitato, signor Goodfellas. Ma glielo ho detto, non portare prodotti, che quel giorno i soldi li devo fare io. Vaffanculo, tu vieni, come si dice dalle nostre parti, panza e fresenza, tu con tuo fratello. Vieni a mangiare, visto che mi hai detto che ti piacciono i cannoli, ti mangi una cassata di ricotta, ti mangi una diecina di cannoli, e vaffanculo, ci ubriachiamo. E amen, bello sigaro cubano di chi due serie, giusto, e muoio contento se crepo. Eh? E con lui, come se ci vuole fare, vedi lui, finito. Ok, ragazzi, andiamo. Abbiamo finito. Eh sì, Adornetto, tu ridi, tu non li conosci personalmente. Io ai tuoi fratellacci li conosco. Non è che ci puoi arrivare. Arriva lui, stand, good fellas. Ciao, ragazzi, ok, va bene. Io mi metto così a guardare a lui. Lo stand ti brucia, maledetto. No, tu devi venire da amico. Vieni, ci andiamo a mangiare pesce, pranzo e presenza, la sera sei cena, a mezzogiorno sei pranzo, tu non devi fare niente, relax.
Compa, relax, sei troppo stanco di lavoro, ti devi rilassare. Non c'è motivo. Non c'è motivo che vieni a venderci, siamo noi che noi vendiamo per te. Quest'ora sa quanto me ne sta dicendo, ragazzi, io un bergamasco, uno vuole un bisogno, lui chiama tutto il rum, maledetto. Cazzo. Allora, severo ma giusto. No, no, ragazzi, non è questione di serenità. Posso scherzargli perché conosco personalmente queste persone e c'è lo scherzo, lo si dice, non vedo l'ora di rivederli perché so che quando potrà scendere lui da Bergamo vuol dire che sarà tutto finito e allora veramente sarà una grande festa, proprio ma una grande festa, ragazzi, perché siamo rinchiusi in casa da un mesetto e io già non ce la faccio più. Non dico che sono uno che gira il mondo, però ma anche a scendere al negozio. Andare nel negozio di sigarette elettroniche, mi manca tutto questo qua, sto impazzendo, sono rinchiuso nel mio comune, non mi fanno uscire e quindi ragazzi non è facile, non è facile. La risposta era per Goodfellas, non so che cosa gli è scritto, in punta di piedi. Io crema di pistacchio salata e so contento, per la crema di pistacchio ti mando da quello di Castelbuono, come si chiama? Fiasconaro, che praticamente fa dei panettoni artigianali e ti vende praticamente il barattolo di Nutella al pistacchio, o perlomeno è crema a pistacchio, ma assomiglia molto alla Nutella, che tu praticamente, io non ne mangio dolci, quindi non sono attendibile, però so per chi li mangia seriamente, quando in quel panettone molto artigianale gli spalmi quella crema al pistacchio, che non sa di mandorla, sa di pistacchio. È patrimonio dell'UNESCO, ma siccome ragazzi sto arrivando un'altra volta a quota 100 kg, io già che non ne mangio per fortuna, però non vi farò compagnia quel giorno se vi volete scafandrare queste cose. Io ve li faccio trovare all'inaugurazione magari per farvele degustare, però non sarò dei vostri. Io mangio altro, sono cose più grasse. Ce la faremo, sì, Gio, lo spero col cuore che questa parola possa diventare realmente realtà. Perché mi sta sembrando una cosa così lontana, perché non si pronunciano più di tanto. No, quella Nutella al pistacchio l'amo. E tu immagina con... Ecco, mi sento male. Tu immagina invece con il panettone, a spalmare il panettone, che è proprio un panettone artigianale, che non c'entra un cazzo con il panettone comprato. Ti manca la Patagonia, quindi Peppi mi attacca al dolce. Va benissimo, va benissimo, va benissimo, Massimo. Io onestamente non mangio il dolce, ma non perché sia sazio di Patagonia, perché praticamente non amo i dolci. Tu, io sono molto più per il salato, vi porterò nell'Eden dell'estigiola, della frittola, praticamente del sanguinaccio. Mi sento male, non vedo l'ora quando scendo in città, ragazzi. Mi vado a trovare il mio sapore di Sicilia, il mio Marcellino e mi vado a fottere l'impossibile. Mi devo andare a mangiare un piatto di caldume, che sarebbe l'acquarume, che impazzisci, ragazzi. Alla fine mi sa che esco di casa 200 kg. Io sono sulla buona strada, infatti ho promesso a me stesso di darci un colpo di freno perché veramente, poi diciamo, da un fatto psicologico che siamo a casa e ti rifugi nel mangiare. Va a finire che ti fai del male veramente. E onestamente voglio morire di altro e non di mangiare. Cerco di limitarmi, però purtroppo stando a casa a guardare serie TV con questa cazzo di casa di carta, il salatino, la patatina, l'aperitivino, perché ora mi sono imparato pure di farmi l'aperitivo il pomeriggio con le patatine, che io patatine non ne mangiavo, però sai, guardando il film, ogni patatina a 12 minuti, 10 milioni di calorie, che uno lievita. Ma almeno uno lievita di cose sane, lieviti di porcherie, ti rompi coglione. Notte Mastro Peppe, domani si lavora. Io grazie sempre, Gio, della compagnia. Che dirti? Ci si sente, ci vediamo. La barba, come avete visto, l'ho fatta a pelo. Quindi domani c'ho la crescita, domani ci diamo una ripassatina. Quindi domani mi sa che la direttina potenzialmente la facciamo. Proviamo un altro prodotto anche per stare assieme. Purtroppo c'ho dei momenti sabbatici. Che mi va di stare 3 giorni per i cazzi miei perché incomincio a frullare il cervello. Avevo tanti sogni da realizzare e tante cose da portare avanti. Mi vedo un pochettino, come io, come tutti, un po' fermo. Mi cala la palpebra, ragazzi. Mi cala la palpebra. La palpebra. Però
Però non sono solo io, quindi non ci fa nulla, non ci fa niente. Siamo in tanti, ancora vedo, ragazzuoli. Se avete qualcosa da dirmi, meglio di ora, non c'è. Io nel frattempo che voi scrivete, io mi poso le cose, perché come vi dico sempre, io poi finisco con voi e mi passa la voglia di sistemare le cose, le lascio nel bagno. Poi viene Hitler e me le maciulla. Non è passato questo, non è passato quello, il bump, il pump, il cane, la gatta. Il topo, domani è venerdì santo. Guarda, Andò, non ti rispondo perché ti voglio bene. Mi fa piacere, ma per me è un giorno come tutti gli altri. Non ci vedo nulla di santo. Quindi non ci vedo questa misticità del giorno particolare. Domani un altro americano? Sì, è possibile. Domani proviamo un altro americano, qualcosa di più a Sganaway. Quindi, quando è che usi il sapone con la polvere da sparo? Orla, domani usiamo il prodotto con la polvere da sparo. Va bene, andata, andata. Se dovessi scordarmelo, ricordatemelo. Domani proviamo il sapone con la polvere da sparo. Il Phoenix. Andata. Andata, mi sto posando tutto. Questo qua, me lo sniffo. Grazie a farci compagnia, i tuoi consigli, sei sempre un grande. Io ringrazio sempre ragazzi a voi per la compagnia. Chissà ragazzi come è nato questo gruppo. Ti voglio bene ragazzi, io voglio bene voi, perché questo gruppo è nato da un gioco, da un modo proprio, ma me l'invento sta cosa, ma sì, oggi siamo una realtà. E abbiamo la fortuna pure che in questo gruppo ci sono tante persone importanti di questo mondo che ci fanno compagnia, che ci danno i consigli. E onestamente, non pensavo mai di fare sti numeri e di avere queste persone dentro questo gruppo. Per me è un grandissimo onore. Quindi vuol dire che stiamo facendo bene, perché non dico sto facendo bene, siamo gruppo, quindi tutti stiamo facendo bene. Qua dentro le puttanate non si dicono, le marchette non si fanno. Qua se pane è pane, se vino è vino. Se a qualcuno gli dà fastidio, che cambi canale. Quel pennello da 31 che dici in Silvertip è troppo floppy? No, non è floppy, perché col fatto che gli ho accorciato il ciuffo e il nodo è attaccato alto, hai la fibrosità del tasso del cavallo molto alta, cioè molto corta. Quindi il ciuffo, i peli sono fibrosi. Non sono lunghi tutti estesi che poi diventano floppy con l'acqua. Rimangono serve piene di nervature, quindi ce l'hai molto, diciamo, ovviamente non è un maiale, però il backbone ce l'hai. Però altro avere un backbone di un maiale, che è sempre una setola, tra parentesi, grezza, che io adoro, ma altro averlo di tasso e cavallo, che sono, diciamo, delle pellicce mobili, è un'altra rosa. O perlomeno è un'altra roba. Io infatti ce l'ho studiata. Ciao Gio, buonanotte. Ciao fratellone Rosario, ci si sente domani? Se non ti chiamo io, chiamami tu però, dai. Io ho l'Alzheimer, la mattina io alle 11 accendo il telefono, Rosario, perché ci sono loro testimoni. Se io accendo il telefono alle 8 di mattina, mi arrivano 250-300 messaggi e 20 telefonate. Quindi io, per carità ragazzi, io vi ringrazio dell'affetto e diciamo dalla voglia di sentirmi e dello stare insieme. Però ormai il telefono l'accendo alle 11 perché sennò impazzisco. E tante le volte, mentre che sto per prendere il telefono, magari per fare la telefonata, parte una telefonata e parto un'ora con quello, subito dopo parte con un'altra e mi dimentico pure di fare cose importanti, perché per me è un piacere stare con voi. Detto questo, ragazzi, vi saluto, vi auguro una buona serata, grazie della compagnia che mi avete fatto, prodotta e risultato fantastico, sbarbata, micidiale. Ci vediamo domani sera, che come abbiamo detto proveremo la polvere da sparo, o perlomeno è un after, è una crema da barba americana con una profumazione a polvere da sparo, e niente, a grande richiesta, ci vediamo domani sera. Vi abbraccio, vi voglio bene, fra 10 minuti carico il video su YouTube, mi raccomando mettete un mi piace, portate persone nel gruppo, fatelo conoscere, ditegli che esistiamo, quindi andate nelle vostre rubriche, andate a cercare le persone più impensate, perché le persone più impensate, a statistica, sono quelli che restano infognati più di tutti. Quindi vi abbraccio, fate i bravi, che il prossimo anno dobbiamo essere 10.000 persone. Ma sì, ragazzi, ormai ci siamo vicini, quindi se può fa, vi abbraccio, la buonanotte, fate i bravi, mi raccomando.